Siamo live! Ciao amici! Come state? Buon venerdì! Questa volta c'è di nuovo Marco, tra l'altro. Il grande ritorno, grande richiesta! A grandissima richiesta, porca miseria! Ma quanto vi sono mancato, tra l'altro! Tanto! Abbiamo ricevuto messaggi struggenti. Non c'è solo Marco, c'è anche Giulia Muscatelli! Ciao, buongiorno a tutti! Che bello! Finalmente un ospite donna, era un po' che mancava forse un ospite... No, forse però solo... Però i corti, però valgo metà. Ah, ok! Vabbè, mettiti anche io inizio da avere un po' più lunghi, ma ancora per poco. Tre quarti. Questo è il mio pelo invernale, poi quando inizia a fare un po' più caldo facciamo la muta. Esatto. Allora ragazzi, di cosa parliamo oggi? Ma di niente, niente di consueto praticamente. No, non di niente. Volevo dire che parliamo di qualcosa di un po' diverso dal solito, no? Sì, guardate me, infatti, grazie. Sì, sono perfettamente qua. Sono perfettamente qua. Sono prontissimo. Siamo tutti al nostro agio. Sì, tutto bene. Io scuro le piante. Qualunque cosa potrò dire avrà dei tripli sensi, quindi tacerò per la larga parte di questa... Bene. Di cosa parliamo oggi? Beh, di stesso fai da te, no, Alpi Tour, ma cioè praticamente parliamo di masturbazione, ma masturbazione al femminile. Voi vi chiederete, ma che c'entra la masturbazione con Zandebu? Allora, a me andava di parlare di questo progetto di cui dopo vi spieghiamo tutto quanto insieme a Giulia, per questo semplice motivo, perché l'idea delle nostre dirette è quella di dare contenuti creativi, di aprire la mente alle persone che ci seguono e di conseguenza secondo me era importante anche parlare di questo tema che magari non riguarda appunto direttamente disegno, comunicazione, scrittura, però partono delle voci perché Marco sta controllando l'audio. Il consueto check audio. È il check audio molto professionale. No, secondo me è un tema davvero molto importante, siccome vogliamo coltivare il nostro pubblico con la mente più aperta possibile, secondo me bisognava iniziare a parlare anche di cose che vadano un po' al di là. Dunque, ci vuoi dire due parole tu su hashtag mille modi di o solo mille modi di? Sì. Bene. Mille modi di, come dicevano gli articoli 31, fare l'amore, che citazioni bellissime. Ovvio, io l'ho colta subito. Estremamente felice. Allora... Vabbè, intanto grazie per l'invito, perché non è così consueto che una scuola di scrittura, comunicazione, disegno, come hai detto tu, si interessi a questi temi. Forse ci arriveremo dopo, però è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Bene. La prima cosa che voglio dire è che Mille Modi di è un progetto mio e di The Sex and Rose, che è un blog che si occupa di raccontare la sessualità e il piacere, non solo femminile, anche quello maschile. Io li ho conosciuti qualche mese fa per bravi con la lingua e abbiamo iniziato a parlare di questo. Che cos'è Mille Modi di? È un progetto che ha un solo e unico obiettivo, che è quello di dire finalmente, forte e chiaro, che le donne si masturbano. Oh yes. Sì, confermo. Succede, è una cosa che accade. E perché però è importante dirlo? Non perché abbiamo deciso una mattina di svegliarci, perché la masturbazione è il primo modo che noi abbiamo di conoscere il sesso, cioè che dovremmo avere, perché poi ci sono tante persone, donne che non l'hanno fatto e magari ci arriveremo dopo e ci hanno raccontato il perché. Però dire che una donna si masturba è dire che una donna conosce il proprio corpo e il piacere che desidera provare, quindi che ha un potere su questo piacere e che finalmente il suo piacere non è più soggiogato a quello dell'uomo o di un altro possibile partner che potrebbe anche essere un'altra donna, certo, ma che dipende interamente da lei. Quindi questo è a grandi linee quello che noi intendiamo fare, intendiamo comunicare. Ok, com'è stata l'accoglienza? Non è tanto che l'avete lanciato un paio di settimane, se non sbaglio. Sì, esatto, sono 2 settimane ed è stato molto strano, nel senso che per quanto mi riguarda personalmente è stato difficile. Le Sex and Rose si occupa appunto di sesso e di sessualità e ha abbastanza confidenza con questi temi. Io me ne sono sempre occupata, ma più diciamo nella parte teorica. Ok. Ecco. Invece mettermi in posa davanti a un obiettivo e venire fuori con un progetto del genere... Per me, per il mio lavoro, è stato complicato e mi aspettavo un'accoglienza molto più dura, cioè pensavo di andare incontro a molti più critiche. E invece non è stato così. Vedi? Bene. E non è stato così, e la cosa che mi ha sorpreso di più sono state le donne che, come me, fanno tutt'altro. Te, ad esempio, persone che fanno il tuo stesso mestiere, autrici, che io non mi aspettavo assolutamente che sarebbero interessate a una cosa del genere, anzi che l'avrebbero trovata anche un po' too much, cioè sì, lo facciamo però. Ok, diciamo.
E invece è stata ottima, abbiamo ricevuto tantissime fotografie, perché poi... Ah, ecco, infatti era la domanda che ti volevo fare dopo. Esatto. Perché il progetto è fotografico per certi versi. Solo. Infatti. È solo fotografico, nel senso che quello che noi chiediamo alle persone, noi l'abbiamo iniziato, cioè abbiamo iniziato con delle foto mie e di The Sex and Rose, per dire che se lanciamo un'idea del genere... ci mettiamo un po' in gioco in prima persona, anche certo. Diciamo, fatelo e noi ci tiriamo indietro. E quello che abbiamo chiesto alle donne su Instagram principalmente, che in questo caso è un social che ci ha aiutato da morire, non riesco a pensare a altra piattaforma in cui questa cosa sarebbe potuta esplodere in questo modo, di postare delle loro foto, non per forza nude, non per forza del loro corpo, ma anche solo di oggetti che però raccontassero il momento della masturbazione. Okay. E ne sono arrivate tantissime. Ah, vedi? Tantissime. Ma oltre a queste foto sono arrivate, a mio parere ancora più interessanti, non che le foto lo siano, però a me sono un po', i racconti di, invece di donne che non ce la fanno a dirlo. Ok. E questi per me sono stati un vero tesoro da conservare. Noi in realtà questo è un primo step del progetto, avremo altri passi, però l'accoglienza è stata ottima. Ma le foto vengono mandate a voi o la gente normalmente posta la foto, usa l'hashtag e poi voi no, la... le foto vengono postate e la gente usa l'hashtag. Ok, quindi ognuno può farlo sul suo profilo, insomma? Assolutamente sì, deve farlo sul suo profilo, taggando, usando l'hashtag in modo tale che riusciamo a contenerle da qualche parte, certo. Perché la nostra intenzione è quella di rimetterle in un unico contenitore online. E faccio intanto vedere, scusate, l'hashtag. Sì, c'è cioè, sul sito. Sì. Sì, sul sito del Sex and Rose c'è un articolo che abbiamo scritto che spiega bene il progetto e come partecipare. Esatto, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Mi parlavi delle tantissime foto che sono arrivate. Esatto, le tantissime foto, non tutte appunto di nudo, anche questo è molto interessante, si scardina anche un po' quel concetto che il nudo debba per forza essere wow, una roba, cioè sì, c'è un culo, parliamone tutti, no? Cioè ce l'abbiamo tutti, lo usiamo tutti, cioè chi più che meno, insomma, per varie cose. Non so perché ho scelto il okay. No, ma lo usiamo tutti, cioè. Sì, ognuno per le sue cose, cioè insomma, certo. Anche per sedersi. Chiaro, esatto. Per sedersi, no? Per andare in bagno, io pensavo. Anche io non volevo dirlo, ma ti ringrazio e quindi basta anche con tutta questa sovra-narrazione, esiste come parola, cioè, del corpo femminile solo usato per quello. Queste donne hanno usato il loro corpo perché avevano anche delle loro parole, era interessantissimo, quasi una forma di riscatto, un desiderio di dirlo, cioè una forma di liberazione. E infatti la cosa più bella poi sono i grazie che arrivano, che se ci pensi però è assurdo. Abbastanza, sì. Cioè grazie di cosa? Di averti permesso di dire che fai una roba normale? Che non è veramente niente, ma non dovrebbe neanche essere interessante in un mondo normale, no, questa infatti, roba qui. Infatti. Ma guarda, così siamo qui. Ma infatti ero molto curiosa di sapere se le persone si sarebbero imbarazzate a fare le foto, magari avrebbero trovato delle difficoltà a trovare la chiave di lettura giusta, però a questo punto direi di no. No, poi ti posso dire, non posso ancora dire tutto perché poi il Sex and Rose mi picchia. Ok, no, non vogliamo violenza. Stiamo ragionando a un upgrade di questa cosa che permetta ancora di più alle persone che si sentono molto in imbarazzo di poter raccontare il momento loro della masturbazione, cioè alle donne. Quindi presto arriverà, diciamo, qualcosa di nuovo per poterlo permettere veramente a tutti, anche perché non è comunque giusto dare per scontato che tutti si sentano liberi di passare certo. Un certo tipo di immagine, o che abbiano a che fare confidenza col loro corpo, o che abbiano un cioè ci sono mille ragioni per cui non potrebbero non volerlo fare. Cioè, io stessa quando ho fatto quelle foto ci ho messo 3 mesi. Immagino. Ma invece l'accoglienza da parte dei maschietti com'è stata? Allora, questo colpo di tosse non so. Dunque, abbiamo avuto molti uomini intelligenti, moltissimi. Bene. E di questo io sono iper felice. Non solo persone che gravitavano intorno al nostro mondo, ma anche sconosciuti, che hanno capito il progetto, che l'hanno apprezzato e che ne hanno capito l'importanza anche in relazione a loro. Perché comunque, cioè, relazionarsi con una donna che ammette di masturbarsi e fare del sesso pazzesco, perché quella è una donna che sa
cioè conosce cosa vuole e sa dare piacere, ricevere piacere, quindi penso che un uomo sia felice di avere una donna consapevole. Certo. Poi abbiamo avuto i dementi totali, in particolare uno che per noi abbiamo segnalato con un profilo, okay, che si è messo a importunare tutte le ragazze. No. Ma noi, cioè, questa è una cosa che voglio dire, nel senso che se qualcuno dovesse rifarlo lo sputtaneremo uguale, cioè proprio quindi... Bene, quindi siete avvisati, passatemi, fate attenzione. Anzi, io ci godo proprio, quindi attenzione, un idiota. E poi c'è chi sta nel mezzo, c'è chi dice no, è interessantissimo questo progetto, bravissima, ma... Che gran culo! Vabbè, ok, cioè, lì un po', ok, cioè, ci sta, ci sta. Vabbè, okay. Però devo dire che non... Bacchettoni no? Bacchettoni qualche donna. Ah, vedi. Qualche donna. Qualche donna, qualcuno che a me personalmente ha detto, beh, però sei sicura che fosse proprio il caso, cioè adesso stai scrivendo un nuovo libro. E queste sono le cose che a me personalmente fanno più male. Sì, ma perché infatti dovrebbe essere, non mi viene l'aggettivo, scusate, sono un attimo rimbambita. Cioè perché dovrebbe essere una cosa negativa? Infatti, cioè, perché, per minare la tua autorevolezza, ecco, voglio dire. Perché siamo in Italia. In Italia sta roba, cioè, tu scrivi libri, fai da giornalista, mostri il culo. Tre settori completamente separati che non possono mai convivere insieme, ma anche solo parli di sesso. Mm-hmm. Cioè, sono tre cose completamente separate. Perché in America, Miranda Giulia e Lina Dunham, cioè, fanno quello che vogliono e sono considerate bravissime indipendentemente. Qui in Italia no, cioè, qui in Italia ora girano a compartimenti per le donne o tutto il resto le rende sciocche, le... E quindi credo che, no, anzi, credo che il motivo sia principalmente questo, non lo so. So che sono cose, io vorrei dirti, ad esempio, dal mio punto di vista, che sono fortissima, non me ne frega niente, ma non è così. Cioè, delle volte mi hanno fatto vacillare. Per fortuna in me il desiderio di raccontare questa roba è più forte, quindi dico, vabbè, mi faccio due ore in cui penso, oddio, cosa ho fatto? Sono rovinato tutto. E poi vado avanti. Ma secondo te perché... Abbiamo delle domande, tra l'altro, secondo me il pubblico sarà un po' silente oggi. Mi vedo tutti imbarazzati. Abbiamo, vabbè, un saluto da Rosanna Rofsdarpa, che ci dice che gli ascolti si impennano, ciao belli, e poi Valentina... Nessun verbo è usato a caso, direi. Invece, un contributo di Valentina Bonomonte che dice, vorrei dire, non solo le donne si masturbano, ma anche le ragazzine si masturbano, molte non ci pensano, fanno finta di non accorgersene, ma il nostro corpo inizia a parlarci quando siamo molto giovani e bisogna ascoltarlo. Molto vero. No, è vero, ma ed è proprio questo il punto. Cioè, però se una ragazzina si masturba e non vede una donna di 30 anni che lo dice, cosa penserà? Che è sbagliato. Ah, certo. Come l'abbiamo pensato tutte noi. Cioè, non lo so tutte, non voglio generalizzare. Io l'ho pensato, nel senso che... Pensavo, beh, non si può dire, perché... E siamo noi, in realtà, che dobbiamo dare l'esempio a queste ragazze che stanno per diventare donne. Però quando io ero ragazzina l'avevo detto alle mie compagne di classe ed era stata una roba scioccantissima. E tipo... Cosa? No, non si fa. Vabbè, io poi andavo dalle suore, quindi figurati. Però proprio sarebbe potuto fare il suicidio sociale. Io, cioè, non l'avevo mai percepita. Cioè, avevo l'impressione che non dico che fosse sbagliato, però sì, mi rendevo conto che non lo so, non saprei anche lì bene come definire. Forse c'era una parte di è sbagliato, è sporco, sì, non va bene. Però proprio sentire. Ma quanti anni cos'era la media? Cioè... Ma non riesco a ricordarmelo, poteva essere la fine delle medie o l'inizio del liceo, una cosa così, e lì ciao proprio, cioè sentirmi proprio, ma sentirmi dire proprio, no, è una cosa che non si fa, io ho pensato, ma in che senso? Cioè, no. Ma che poi guarda il controsenso, se tu invece vai da delle amiche a raccontare che questa sei fatta tra i ragazzi, applausi. Brava, perché l'abbiamo anche superata quella cosa che la donna è. Però quanto pare... L'abbiamo superata? Io non ne sono mica tanto sicura, sai? Ma io credo che abbiamo fatto dei passi. Sì, sì. Nel senso sicuro. che la donna che in una sera va a letto con due uomini diversi o li limona o ci fa un po' di... Insomma, non è più tanto vista. Ma forse per certe persone, cioè forse non è una cosa così immediata, però comunque stiamo un po' meglio rispetto a prima, no? Cioè, tu dici no, ti vedo scetticissima. Non lo so, non sono del tutto convinta. Tu cosa ne pensi? Cioè, sono convinta che magari nelle grandi città sia così, ma sì, nei paesini, cioè, visto che io vengo dalla ridente Pinerolo, che è ancora provincia lotta, diciamo, secondo me ho l'impressione che ci sia, dalla parte di tutti, sia di uomini che donne, ci sia un po' questa percezione tipo sì, ok, va bene, perché è il 2019, però in realtà sei un po' una zoccola. Ah. Cioè, che fondamentalmente poi si torna sempre a quella questione lì.
cioè non è visto veramente in modo totalmente emancipata questa questione. Sì, probabilmente nei paesi hai ragione tu, è vero. Io faccio... Sai, l'altra cosa invece che secondo me non c'è ancora è di nuovo un'altra volta, no? Che se tu sei un po' zoccola, possiamo sdoganare, questa vuol dire che può anche essere positiva. Ma certo, zoccola è una che se lo fa con consapevolezza vende il proprio corpo, quindi gran figa perché è abbastanza cosciente. Tu però non possa anche desiderare l'amore, no? Cioè prendi un ragazzo che inizia a uscire con una che sa che a cui piace che va con tanti uomini, mm-hmm. Penserà, vabbè, però con questa non mi ci fidanzo, perché questa è una che non vuole quella roba lì, perché si ragiona sempre con, certo. Non si ragiona mai su persone, su situazioni, sempre tu fai questo e tu fai quello, quindi tu hai avuto una storia lunga, quindi sei una che vuole una storia lunga, io, certo. Cioè, è tutto così. Sì. Come se poi sentimenti e sesso andassero, cioè, sempre di pari passo, non è mica vero, tra l'altro. Per niente. No. Sulla masturbazione sì, perché ti vuoi molto bene. Esatto, esatto. È veramente self love a tutti, come dicevo. Esatto. Ma perché secondo te questi temi sono tabù? Cioè, nel senso che non solo non se ne parla, però ci sono proprio alcune persone, donne, che proprio non lo fanno. Allora, secondo me le ragioni sono moltissime. Non è una domanda facile, mi rendo conto che non potremo dare la risposta definitiva sull'argomento. 5-6 ore che ordiniamo un po'. No, perché io mi chiedo ancora se le donne abbiano veramente il desiderio di avere un potere totale sul loro piacere. Cioè, quello che mi domando è, ma le donne interessa veramente tutto quello che stiamo facendo, no? Da Me Too a quello che stanno, che stiamo... Alle donne poi frega davvero? È una bella domanda, non lo so. Perché a me tante che incontro per altre questioni di lavoro, poi alla fine mi dicono, sì vabbè, però, ma che ti frega? Cioè, non stai tranquilla, dove vedi quante cose tiri su? Poi, quindi inizio a domandarmi, ma alle donne interessa dirlo? O forse pensano addirittura che sia più interessante dal punto di vista femminile, della donna messa, non dirlo? Cioè, delle persone, rispetto a mille modi di, mi hanno detto... Sì, vabbè, però non è proprio il caso di raccontare tutto su di te, cioè lascia delle cose, perché poi se vai a letto uno sa già che, beh, tanto non è che uno fa una cosa su una soltanto, cioè si spera che ci sia un range. Infatti. Cioè. E poi, questa è proprio una domanda che mi faccio, io non lo so, non ho una risposta a riguardo, cioè per me non è neanche concepibile l'idea di una donna che non sia interessata a, come dire, a determinare delle cose per se stessa. Un po' per quello e un po' perché questo mondo non è che ha tanta voglia che le donne abbiano potere, ce l'ha dimostrato in tutti i modi, cioè in mille modi di cioè è incredibile pensare che anche, cioè, che possa passare anche da una cosa così cioè tu cosa ne pensi? Cioè, per gli uomini, sto riflettendo. Per gli uomini è molto diverso, nel senso, sì, che è dato per assodato, cioè, per gli uomini no, esatto, stavo proprio pensando questo, voglio dire, per gli uomini almeno quella che è la mia esperienza, è... cioè un progetto del la genere... La lunga esperienza! Un progetto del genere! Un progetto del genere! Esatto, infatti, cosa in netta minoranza qua. Ora facciamo una diretta tra... parte, insultiamo lei che discrimina i maschi. Esatto. Ma si sta ancora scassando. Scusate, mi sembra una bella battuta, non volevo essere... No, se devo vedere il progetto dal punto di vista maschile, mi sembra, cioè, quasi surreale, no? Di dover fare una cosa del genere perché... se ne parla, non si fa, cioè voglio dire, tra gli uomini è una roba talmente normale che non, cioè, non se ne parla probabilmente per le ragioni opposte, proprio perché, boh, se ne parla da ragazzini quando c'è la fase della scoperta, magari della necessità anche di un minimo di confronto per capire un attimo se funziona bene per tutti allo stesso modo, poi dopo, voglio dire, diventa parte della vita normale, cioè... esce proprio dal range delle cose. Beh, però io anche di cui poi si parla, no? Conosco tantissime ragazze che però pensano che tanto se hai un partner quelle cose non le fai, cioè è tipo relegato a quando sei single, sei sostitutivo. Sì, cioè quando hai un fidanzato, sex toys e tutto. Sì, qua. Sì, sì, quando hai un fidanzato hai un pisello e quindi bon, o sei una fidanzata. Un fidanzato. No, vabbè, se invece hai una partner, beh, no, non so, sulla questione ho proprio l'impressione che ci sia questa cosa che se sei in coppia va bene così, se non sei in coppia ok, allora ci sta, perché
appunto, sei single e devi in qualche modo... Sì, questo è tutta, cioè, un argomento interessante che fa, si fa tutto alla narrazione rispetto ai sex toys, appunto, no? Cioè, i sex toys adesso iniziano a essere di moda perché le case di produzione, vedi la Lelo, che è una delle più fighe, sì, ha iniziato a renderli cool, no? Certo. Però io non posso prendere a campione le mie amiche, perché per fortuna mi circondo di donne intelligenti, quindi le mie amiche ce le hanno tutte. Non, però tantissime donne dicono no, io non lo voglio, io cosa me ne faccio, no, sì, quando intanto non sanno che in coppia è fighissimo da utilizzare, cioè forse anche, tipo a me diverte anche più che da sole, ma questa è una questione puramente di gusti sessuali, cioè non ha niente a che fare. Certo. E che poi anche lì è semplicemente una forma di piacere che non è tanto diversa dal prendere, uscire una sera e dire voglia di andare a letto con qualcuno. Chiaro. Rispetto a quello che dicevi tu invece sulla normalità, quando noi abbiamo iniziato a fare mille modi di, la prima cosa che mi dicevano anche quei ragazzi di Sex and Rose è: ma quante scene nei film hai visto in cui una mamma, un papà apre una porta e trova una ragazzina che si masturba, rispetto a quante ne hai viste del ragazzino? È vero, cavolo, non ci avevo mai pensato. Ed è vero, no? Cioè, a un certo punto adesso Sex Education, che è uscita da poco, ci fa vedere una scena di masturbazione femminile. Sì. In una scena di Girls... Molto divertente, tra l'altro. Carina, sì. In una scena di Girls c'è Anna, l'amica... Marnie, l'amica di Anna, che quella è ancora più bella e ancora più forte, incontra un uomo che le piace e... parla, è molto eccitata e si chiude in una stanza e si masturba. Quella scena per me è meravigliosa, cioè racconta la nostra realtà come nessuno ha fatto, però se tu ci pensi, abbiamo visto un milione di porte aperte su ragazzini col pisello in mano e non abbiamo mai visto ragazzine masturbarsi. Certo. Questo vuol dire che non è la normalità per noi. Beh, cioè, a me è una cosa che ho sentito dire spesso, è che quando parli di sesso in modo molto libero, magari parli anche di masturbazione, ma in generale magari dici anche che cosa ti piace, perché, boh, non lo so se sono d'accordo con Patti Pravo, che ieri ho visto un tipo un meme dove diceva che chi parla tanto di sesso perché non sta a scopà. Però invece secondo me parlarne è anche utile, ma quando sì, inizia... Ma in maniera... Sì, no, certo. Poi Patti Pravo. Ma poi Patti Pravo. Ma ti giuro, ma ti giuro. Patti Pravo scopa ancora. Ma infatti, ma bella per lei, grande Patti, nonostante la capiglia tua. No, niente, mi sono completamente dimenticata quello che volevo dire. No, ti dicevi di parlare di sesso. Sì, ecco, grazie. Che spesso ti dicono: ah, allora quindi tu sei un po' come un uomo. Ah, sì. Ma no, cosa vuol dire? Cioè, a livello genitale siamo tutti uguali, cioè abbiamo tutte le stesse pulsioni. Cioè, vabbè, capisco che magari chi invece ha una educazione molto rigida magari la vedrà diversamente, però se mediamente abbiamo la stessa educazione e veniamo dallo stesso substrato culturale, abbiamo la stessa età, cioè sono le stesse pulsioni che io ce le hai tu, non è che perché c'ho una vagina improvvisamente, se parlo di sesso in modo libero, sono un uomo. Sì, no, però è per loro, ma perché questo è figlio del fatto che saranno quanti anni, secoli, che noi sentiamo solo gli uomini dire questo, quindi ci dobbiamo proprio, io non sono più così cattiva verso la società, nel senso che per tanti versi è orrenda, però voglio dire, si deve riabituare, è una rieducazione quella che va fatta. Io lo capisco che tu non, cioè che una persona mai, che non sia stata abituata mai a sentire le donne parlare liberamente di sesso, adesso possa dire che cosa sta succedendo, soprattutto che un uomo si trovi in un momento sociale in cui si deve un attimo... Era con te che parlavo di questa cosa? No, non mi ricordo, ma forse sì. No, nel senso che secondo me l'uomo sta cercando uno spazio, cioè la donna si sta ampliando negli spazi e l'uomo si sta riassettando. E come, io li vedo come, cioè ci vedo come in questo spazio comune, però in cui facciamo dei movimenti diversi. Ed è ok, cioè va bene che non sia abituato, che possa un attimo fermarsi, non va bene il fatto che non lo accetti. Ah no, quello. O che giudichi rispetto a questo. Cioè, anche a me capita tantissimo di avere un sacco di misunderstanding con le persone che perché parlo di questi temi, perché mostro la mia immagine in un certo modo, poi mi dicono: tu fissato, sai, fai la sera, tutte le sere sono diverso. Dici, no, vabbè, magari io sto con il mio cane, lo faccio parlare, cantiamo le canzoni. Cioè, poi magari anche io, cioè, certamente una settimana ci sono le sere in cui mi diverto. Però. Cioè, è proprio un giudizio che la donna, se la vedi in quel modo, quindi se parla di sesso è una che certo, chissà che, certo, mentre l'uomo ogni tanto ne parla, ogni tanto fa altro. Ci sono commenti? Marilena Delisi che dice: andate a parlarne nelle scuole, sarebbe istruttivo. In realtà qualche idea a proposito? No, allora, io non con le Sex and Rose, con
ma con il fronte del borgo della scuola Holden. Facciamo dei corsi insieme a altre due ragazze, facciamo dei corsi sul genere, sull'educazione non proprio sessuale, però sul rapporto tra uomo e donna a dei ragazzi del liceo, di masturbazione nelle scuole, a trovare il preside che è illuminato, certo, no, perché i ragazzini è meglio che poi facciano, non lo so, cyberbullismo, no? Dove riprendono, certo. Cioè, quanti casi vediamo, l'altro qualche settimana fa, di una ragazzina di 16 anni che si è buttata dal balcone perché le hanno fatto un video mentre era ubriaca e si sfogliava. Cioè, meglio quella roba lì che stare in una classe a dire che le donne si masturbano. Io sono assolutamente convinta che affermare che le donne si masturbino, e so che è una cosa forte da dire, ci possa anche aiutare a togliere le donne da molti pericoli. Cioè, perché dire che loro di nuovo hanno un potere su loro stesse, secondo me può aiutare a fare in modo che l'uomo non cerchi sempre di esercitare il suo su di loro. Però per la rivoluzione ci sentiamo. D'accordo, mi sembra giusto. Che lo so cosa fatto. Prossimamente su questo. Prossimamente. Sistema. Speriamo in diretta su Zandegu per la rivoluzione. Esatto. Una rivoluzione, tutti armati di sex toys. Commenti, considerazioni che vuoi fare dal tuo punto di vista maschile? No, però è anche interessante, l'avevi detto un po' di tempo fa, che secondo me c'è anche la componente del fatto che se una donna ha una maggiore conoscenza del proprio corpo, comunque controllo del proprio piacere, cioè secondo me è una cosa che anzi anche dal lato maschile dovrebbe essere fare solo piacere, nel senso che poi potrebbe derivarne anche un piacere reciproco migliore, no? Voglio dire, cioè, quindi secondo me dal lato maschile anche che si parli di queste cose è solo una cosa buona. Poi ripeto, chiaro che parlare di maschi è sempre un universo talmente ampio di è sfaccettato, no. Che insomma io parlo per me, certo non parlo per la categoria. Che... Ma ti hai detto parlare di maschi, sono volati dei cuori. Mi piace. Così. C'è anche uno sguardo stupito. C'è un... Chi è che si è stupito? Chi è che andiamo si è stupito? È il caro Matteo Bertone che fa un wow. Ah, okay. Adesso wow. Grande. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Ah, Matteo, ciao. Va bene, però secondo me ci sono anche... Ma non lo so, penso anche a tutta la questione Tinder, è molto... Cioè c'è un sacco di gente che dice, ah vabbè, ma alla fine te la puoi trovare nella vita reale, la gente da incontrare. Cioè come se fosse una specie di, un trombodromo su app. Ma no, perché deve essere necessariamente così? Quasi come se fosse un po' un appestato assatanato. Ma che poi c'è anche di nuovo. Però in America usa chiunque, anche lo Star Tinder, noi in Italia di nuovo. No, ti dico, a me ad esempio, noi ne parliamo ogni tanto, a me Tinder non piace, ma a me personalmente, ma perché mi piglio male, penso che siano tutti serial killer. E quindi, cioè, nel senso, ogni volta che, cioè, ma perché sono una paranoica io, però, a parte che vedo che ha dei risultati assurdi con le mie amiche, cioè, le vedo, giusto ieri ne parlavo con un'altra mia amica, detto questo... può non piacere, ma Tinder è assolutamente lo specchio di un tempo che noi stiamo vivendo, un tempo in cui abbiamo poco tempo, cioè in cui le nostre giornate sono frenetiche, in cui abbiamo desiderio di incontrare nuove persone, e però non c'è sempre facilità di incontrarle, no? Poi se uno lo usa per scopare o per prendersi una birra, ma saranno un po' fatti. Tanto, cioè Instagram non è uguale. Ma non lo so, per la mia esperienza no, però cioè, su Instagram suppongo di sì, no, anche Facebook, ma certo, cioè, ma certo. Quanta gente ma certo. Io ho conosciuto delle persone sui social, poi gli uomini della mia vita no, però penso che sia assolutamente un caso, cioè potrebbe anche succedere domani, quindi certo. L'uomo della mia vita se la sconosca. Però su Instagram, se sei su Instagram, quindi la gente rompe un sacco su quello che fanno gli altri, però poi alla fine cioè, come la masturbazione, no? Cioè, è importante un mondo in cui la gente possa dire di farlo, poi se tu non lo fai, ma certo, c'hai tempo infatti. Per farlo. Senti, la mia ultima domanda era mille modi di, e invece un solo modo per dire non sei sbagliata, dico bene? Sì, molto bella. Sì, sono tutti brividi. No, hai voglia di ripeterlo il video, quello che mettiamo sulla pagina? Sì. È un bel claim, questo? Sì, brava. Questo mille tutti modi. Che leggono qua, è un solo modo... Grazie modestamente. No, è assolutamente così, cioè, c'è preso in pieno,
E poi sempre quello che non bisogna dire alle donne, bisogna ricordarglielo, perché per troppo tempo è stato detto loro, e vedi Tinder, l'hai appena detto tu, no? E continuano a dirci, e continuiamo a dirci noi stesse, perché ad esempio la donna che mi crea più problemi sono io, per quanto mi riguarda, che siamo sbagliate. Siamo sbagliate, ci tagliamo i capelli male, la tinta è sbagliata. La forma fisica è sbagliata. La forma fisica è sbagliata, l'affermazione è sbagliata, il WhatsApp che abbiamo mandato è sbagliato, essersi ubriacate e aver scopato subito è sbagliato. No, cioè, ci sono delle sbaglie, ci sono delle cose che facciamo. Cioè. Concordo, concordo. Vuoi dire ancora qualcosa su Mille Modi Di? Ricordiamo... No, lo diceva te, se vogliamo ricordare come partecipare. Allora, sì... Intanto rimetto il sito. Allora, si partecipa così, postando una foto su Instagram con l'hashtag Mille Modi Di, in modo che noi possiamo intercettarla, se vi va, taggando me, che su Instagram sono Nala Koala e le Sex and Rose, ma questo solo perché così la ritroviamo più facilmente. Certo. E l'hashtag è importante, così finiscono tutti insieme in questo contenitore virtuale meraviglioso. E, seguendo i canali delle Sex and Rose, in cui vi racconteremo i prossimi passi del progetto, che avrà articoli, nuove fotografie, contributi speciali, diciamo, e basta, masturbatevi felici. Bene, molto bene. Se non ci sono altri commenti, direi che siamo giunti alla fine di questa diretta. Direi di no, possiamo... Di questa piccante diretta. Carlo ha commentato, l'ho lasciato a casa davanti. Il signor Carlo. Durante la diretta non ho scritto niente. Bene, io farei un ringraziamento anche virtuale alle Sex and Rose, sì, che ci sta guardando da Bristol. Da Bristol. No, Bristol. Sono arrivata in Italia. Ah, sono in Italia, allora dall'Italy. Ciao le Sex and Rose. E basta. Ciao. Un ringraziamento speciale a voi, per aver avuto il coraggio di parlare di questo tema a mezzogiorno di venerdì. Potrei dire, è stato un piacere, però. Esatto. Beh, grazie Giulia. Ci sono cose che dobbiamo dire su Zandegu? Buttali una marchetta a caso. Una marchetta a caso, sì. No, vi ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni al corso Disegnare una storia con Davide Bonazzi. Se volete controllare su zandegu.it trovate tutte le informazioni. È un corso adatto sia a chi disegna e anche a chi invece ha le prime armi. Quindi non fatevi spaventare e andate a curiosare. E basta, direi che per il momento non abbiamo nient'altro da aggiungere. Passate un bel weekend. Masturbatevi. Esatto, divertitevi. Se vi va. Mica è obbligatorio. Con parsimonia però. Se vi va. Che poi si diventa ciechi, ricordiamo. Ecco! Le donne sorde e gli uomini ciechi. Ah sì, le donne sorde? Ah! Non lo so. Sarebbe stata stupenda questa cosa. Le donne diventano sorde. Me lo sono inventato adesso. Ma io sono molto cieca, questo la dice lunga. Ciao! Alla prossima, ciao. Ciao. Ricordati.